torna la grande prosa e danza a Sassari. Info e prenotazioni www.cedacsardegna.it. Confartigianato Imprese Sassari, via Alghero 30, telefono 079-280698. Confidi Finardi, dal 1987, diamo credito alle tue idee. Telefono 079-271280. Una fila intera di capannoni dietro il market dell'Eurospin a Predanieda nella strada 11 è stata letteralmente divorata dalle fiamme di un incendio di proporzioni spaventose che ieri ha dapprima aggredito un deposito di condizionatori per poi propagarsi alla vicina fabbrica di cera e altri due immobili adiacenti. Tutto è iniziato verso le 17 di ieri, ma questa mattina il fumo continuava a uscire dalle macerie, mentre un imponente dispiegamento di uomini, circa una trentina, e di mezzi della Compagnia Provinciale dei Vigili del Fuoco, di Sassari, Oristano e Nuoro, sta continuando a raffreddare la zona per poi abbattere le strutture pericolanti e bonificare l'area. Intanto arrivano notizie positive per quanto riguarda le condizioni dei due vigili del fuoco investiti da una serranda sbalzata in avanti da un'esplosione di gas. I due uomini sono stati subito accompagnati al pronto soccorso per accertamenti. Sul posto, oltre alle 5 squadre dei vigili del fuoco, a 3 autobotti da 3.000 litri d'acqua ciascuno e un mezzo aeroportuale, erano presenti diverse pattuglie della polizia locale. Sgomberato tutto il piazzale tra l'Eurospin e Mauris, chiuse le attività commerciali che potrebbero riprendere in giornata per consentire la movimentazione dei mezzi pesanti antincendio e delle botti d'acqua del comune di Sassari. Nessun pericolo per il vicino distributore di carburante, separato dalla zona interessata dalle fiamme da uno slargo. Si procede ora alla verifica delle strutture distrutte e lesionate, per capire quali siano state le origini del rogo e per verificare la staticità degli edifici, eventualmente procedere alla demolizione e alla successiva bonifica dell'area. Denunciati 7 extracomunitari in seguito alle risse che hanno interessato il centro storico di Sassari nei giorni scorsi. Ieri i controlli hanno riguardato un esercizio commerciale senza insegna, all'interno e all'esterno del quale sostavano diversi cittadini stranieri che discutevano tra loro senza osservare i distanziamenti personali e consumando bevande alcoliche. Identificati dagli agenti della polizia, gli avventori sono risultati di provenienza nigeriana e con precedenti. Tra loro sono stati riconosciuti 7 protagonisti della rissa che apparivano nei video diffusi dai social network, e quindi scattata la denuncia per rissa e avanzata la proposta di DASPO cittadino per 3 di loro. Verificata in questura anche la posizione sul territorio nazionale dei nigeriani presenti nel locale commerciale, intanto il questore, visti gli ultimi accadimenti che hanno coinvolto il locale, ne ha disposto la chiusura per motivi di ordine pubblico. Parte dal nord dell'isola il progetto di terapia a bassi costi autismo in rete, una rivoluzione nata grazie alla Onlus Rete per il Sociale, diretta da Stefano Vicari, primario di neuropsichiatria infantile dell'ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma, e che ora approda anche a Sassari Olbia con il coinvolgimento della AOU e le Uomide. Stamattina la presentazione del progetto nell'Aula Magna dell'Ateneo Sassarese, davanti a, tra gli altri, il rettore, il sindaco campus, il commissario della AU Spano e il primario del reparto di neuropsichiatria infantile di Sassari, Stefano Soggi. Autismo in rete intercetta così i problemi riscontrati sulla patologia da una ricerca dell'Istituto Superiore di Sanità nel Nord Sardegna. Ha mostrato una forte criticità che coinvolge il territorio del nord Sardegna e in particolare le province di Sassari e Olbia, nella riuscire a dare delle risposte a una domanda di presa in carico terapeutico-riabilitativa dei bambini affetti da disturbo dello spettro autistico e delle loro famiglie. Il progetto pilota, sostenuto da Fondazione Sardegna ed Enel Cuore, coinvolge per adesso 25 famiglie e offrirà formazione teorica a 80 operatori scolastici e 40 operatori sanitari, suddivisi tra i territori di Sassari e Olbia. La terapia vuole ridimensionare le spese esorbitanti per le cure dell'autismo e preparare i formatori. È in realtà un intervento che si basa sul forte coinvolgimento dei genitori, mamma e papà,
abbiamo dei dati di efficacia, cioè vuol dire questo tipo di intervento modifica in qualche modo in meglio il comportamento dei bambini e le loro capacità comunicative e riduce lo stress nei genitori. Dopo l'avvio del progetto pilota, l'intenzione è di estenderlo anche nel resto della Sardegna e del Sud Italia. Partirà lunedì 27 settembre la settima edizione del Vermentino fino al 2 ottobre. Settima edizione per un'iniziativa che coinvolge la Camera di Commercio di Sassari Nord Sardegna e l'azienda speciale Promocamera in collaborazione con il Comune di Olbia e il Consorzio di Tutela del Vermentino di Gallura DOCG. Il Vermentino, nella sua duplice denominazione di Gallura DOCG e di Sardegna, rappresenta un'eccellenza tra le produzioni locali e un elemento di crescita economica e sviluppo delle filiere dell'isola e della Gallura in modo particolare. Una nuova edizione ancora più ricca di contenuti e fattori di attrattiva. Benvenuto Vermentino, grazie agli eventi e alle manifestazioni in programma, avrà il gusto della ripartenza e sarà caratterizzata dal sapore inconfondibile della voglia di tornare alla normalità. Idee e propositi che sono stati espressi e rinforzati dal presidente di Promocamera, Francesco Carboni, dalla vicepresidente della Camera di Commercio, Maria Melalai, dall'assessore al turismo del Comune di Olbia, Marco Balata, e da Daniela Pinna, presidente del Consorzio di Tutela del Vermentino di Gallura. Tra le iniziative della manifestazione, il premio enoletterario Vermentino 2021, che vedrà la partecipazione di 12 case editrici e di 16 opere inedite. A presiedere questa quinta edizione del premio, Maria Melalai, vicepresidente della Camera. Tutto pronto per la terza edizione di Note senza tempo. La rassegna di musiche antiche, in programma dal 25 settembre al 19 dicembre 2021, debutta questo sabato nella chiesa di Santa Maria in Betlem con alcune novità e consuete collaborazioni, tra cui quella coi conservatori dell'isola e l'interfaccia con l'unico portale italiano di Bari. Punteremo tanto, come sempre, sulla qualità della nostra proposta e sull'inserimento del nostro festival sempre più in una rete europea, essendo il nostro l'unico festival del centro nord Sardegna che parla appunto di questo tema musicale. Sassari e il territorio sassarese e del nord Sardegna ormai si inserisce prepotentemente a livello europeo. Dialogo quindi con festival nazionali e internazionali e, come nelle trascorse edizioni, l'apertura verso i giovani del territorio, confermata anche dal concerto congiunto tra i conservatori di Sassari e Cagliari e la partecipazione di due giovanissime esecutrici. E noi siamo lieti di offrire ai nostri studenti la possibilità di esibirsi, in particolare nel concerto che si terrà il 23 ottobre con la nostra orchestra e la partecipazione del professor Attilio Mozzo, specialista nella musica barocca e nella musica antica. Note senza tempo è finanziato dalla Fondazione di Sardegna con il patrocinio dell'Arcidiocesi di Sassari e il supporto del Conservatorio Canepa di Sassari, Coldiretti, Confesercenti e Liceo Musicale Coreutico Azzurro. Tra i sostenitori anche il Comune di Sassari, oggi rappresentato nella conferenza stampa dal neo assessore alla cultura Nicola Lucchi. Generali, partner di vita. Diciottesima edizione Jazz Hope con l'Orchestra Jazz della Sardegna, Sassari, Teatro Verdi. Doppio appuntamento alle ore 11 e alle 19. Il 26 settembre, concerto grosso con Bruno Tommaso. Il 17 ottobre Wild Sounds con Bullstore e Tero Sarti. Prevendita Teatro Verdi Sassari. Sidarnet, proteggetevi dal Covid-19. Da Sidarnet, mascherine certificate chirurgiche da 20 centesimi. FFP3 da 2 euro. FFP2 bianche a 75 centesimi. FFP2 colorate a 90 centesimi. Acquistare in grande conviene, solo per le mascherine, su un valore minimo di 100 euro, uno sconto del 10%, 500 euro sconto del 20%, 1000 euro sconto del 30%, termoscanner da 23,90 euro, ossimetro digitale da 19,90 euro, guanti in vitrile da 13 euro. Sidarnet a Sassari, in zona industriale Predda Niedda. Qui troverete presidi per la protezione individuale e la sanificazione. Sidarnet distribuisce in tutta la Sardegna. Telefono 079 30 27 030.
Nuova Capolino. Ama la tua casa. Vieni a visitarci su www.nuovacapolino.it. Aveva una ferita in fondo al cuore, si apre così con la voce narrante di Nada il suggestivo video di presentazione della prossima collezione estiva creata dallo stilista algherese Antonio Marras alla Milano Fashion Week. La location scelta dal creatore di moda sardo è Santo Lussurgio, nel cuore del parco di Montiferru, una delle zone colpite lo scorso luglio da un incendio doloso. In uno scenario spettrale, cupo, tra terra bruciata, pietre annerite e rami carbonizzati, Marras ha voluto raccontare il dolore che ha devastato l'isola, con 650 ettari di parco bruciati. Qui sfilano i modelli sardi indossando capi meravigliosi tra pizzi, tulle, giacche colorate, tagli fiorati, ricamati e tartan. Una raffigurazione della sofferenza e al contempo un messaggio che sprona alla rinascita. Edizione, all'avanguardia nei progetti live, studi virtuali, conferenze, convegni, service per eventi in esterna, manifestazioni sportive, concerti, spettacoli teatrali. Per info 3sedizionesrl@gmail.com. Media Partner Canale 12. Coltiviamo da sempre le vostre storie. Ce ne prendiamo cura, anche quando il sole è nascosto. Le facciamo germogliare fino al suo ritorno. Insieme fioriscono e prendono nuova vita. Flor Garden. Con noi la differenza si coglie. La Sardegna, portala nel cuore. Portala nel cuore. Bastone nel tuo cuore. Confalonieri Auto presenta il servizio di assistenza certificata. Potrete effettuare la prenotazione online semplice e veloce con la chiamata di conferma della prenotazione da un nostro incaricato. Un percorso di accettazione dedicato ai clienti in tutta sicurezza. E con il servizio Courtesy Care riceverai una vettura sostitutiva gratuita. Sanificazione e igienizzazione completa dell'auto sia in accettazione sia in consegna. Riceverai una chiamata per avvisarti che la tua auto è pronta per il ritiro con un sigillo di garanzia dell'avvenuta sanificazione prima della consegna. Confalonieri Auto, servizio assistenza certificata Renault, Dacia, Citroen e Mazda. Approfitta delle offerte sulla manutenzione Confalonieri Auto. Spazzole tergicristallo anteriori a 25 euro. Cambio gomme con montaggio ed equilibratura da 75 euro a pneumatico e distribuzione a partire da 470 euro. Confalonieri Auto. Servizio assistenza certificata Renault, Dacia, Citroen e Mazda.